Romolo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Senti, ma queste fiaschettine che roba sono? Sono finocchioncini. Finocchioncini di San Gemignano. Vedi, sono finocchioni, salame col finocchio, vedi, fatte a forma di fiaschetta. Però il contenuto, ecco, scusa, è sempre quello. Siamo con Alessandra. Ciao, ciao Alessandra. Ciao. Ma sulla Riviera la finocchiona? No, sulla Riviera il finocchione non c'è, c'è il salamino nostrano, c'è il prosciutto nostrano, però la finocchiona, in realtà i salumi della Toscana arrivano non tanto sulla parte costiera quanto sulla parte della Romagna Toscana, che è quella a cavallo, ed è esattamente nel tragitto che ho fatto io questa mattina venendo da Faenza, con il cammino Faenza-Firenze, che scavalla proprio tutti i borghi che stanno tra l'Appennino romagnolo e l'Appennino toscano, e lì invece la finocchiona si trova di più. Ci sono anche dei salumi che sono più che assomigliano di più a questa, a questo lato, diciamo così, anche perché il contatto, il canale secolare tra Romagna e Toscana è un canale acquisito, consolidato, che ha avuto secoli di storia. Ecco, il nostro Romolo ne ha in dotazione una confezione che è anche trasportabile, spedibile, quindi tascabile. Confezione tascabile. Io volevo sapere il contenitore invece che cos'è? Questo, cioè, diciamo, è naturale come si usava? Allora, no, vi spiego. Questo è un modello sintetico che praticamente sarebbe fatto con delle modelle essiccate, ricomposte e fatte a forma, perché naturalmente il modello così a teschina. Ma infatti era quello che stavo. Sono tutte cucite. Ovviamente è un foglio di budelle ricomposte e ricucito a modo a forma di fiaschetta. Però se è di San Gimignano ci sarà qualche differenza rispetto a quella che io per esempio mangiavo quando ero a Firenze? O sì, no? Questa sì. È macinata un po' diversamente e aromatizzata diversamente. Ah, ecco, ecco, quindi c'è un motivo. La carne è naturalmente carne italiana. Questo è un IGP, che cos'è? Un prodotto? Questo è un IGP, sì, una finocchiona di Gimignano, IGP. Ecco, quindi ha già un altro tipo di valore e di considerazione all'interno proprio dei prodotti tipici italiani. Benissimo, noi lasciamo Alessandro e Romolo, li rivedremo presto per parlare di Arista. Ecco, Arista.